Ciao a tutti, io sono Mike, benvenuti nel mio canale YouTube. L'argomento di oggi è il colesterolo. Il colesterolo è una molecola lipidica, ossia un grasso presente in tutti i tessuti e in quantità maggiore nel cervello, nella bile e nel sangue. Quali funzioni svolge? Il colesterolo svolge funzioni essenziali come riveste le membrane cellulari e la guaina mielinica dei nervi, costituisce il precursore ormonale, ossia a partire dal colesterolo è possibile sintetizzare ormoni e paraormoni come il testosterone, cortisone, eccetera. Partecipa nella sintesi della vitamina D e degli acidi biliari. Come viene prodotto? Il colesterolo è in grado di essere sintetizzato da ogni cellula del nostro corpo, ma il centro di produzione vero e proprio è il fegato. Nel nostro corpo il colesterolo viene prodotto per il 70% dall'organismo e il restante 30% deve essere introdotto con l'alimentazione. Il colesterolo, per essere trasportato dal sangue ai vari organi e tessuti, deve essere solubile, quindi è legato a particolari proteine dette lipoproteine. Esistono due tipi di colesterolo: lipoproteine ad alta densità, HDL, è il colesterolo buono che non danneggia le arterie, anzi rimuove quello in eccesso dalle pareti dei vasi per riportarlo al fegato. Previene quindi le malattie del cuore. Lipoproteine a bassa densità, LDL, è il colesterolo cattivo che, al contrario dell'HDL, se è in eccesso si deposita nelle pareti delle arterie, rendendole strette e poco flessibili. Questo comporta malattie cardiovascolari come ictus cerebrale e infarto cardiaco. Come avviene il viaggio del colesterolo nel nostro corpo? 1. Il colesterolo, introdotto con gli alimenti, arriva allo stomaco e poi all'intestino, dove si trova anche il colesterolo prodotto dal fegato, detto endogeno, e trasportato dalla bile. Due. A questo punto, il colesterolo alimentare viene assimilato dall'organismo umano. 3. Successivamente viene trasportato nel sangue attraverso le cosiddette lipoproteine LDL e HDL e quindi distribuito ai vari tessuti. Infine ritorna nuovamente nel fegato. In particolare le lipoproteine LDL trasportano il colesterolo per rifornire costantemente le cellule che ne hanno bisogno. Se nel sangue però c'è un eccesso di colesterolo legato alle LDL, una parte di esse si perdono durante il viaggio e si depositano sulle pareti delle arterie. Al contrario invece, le HDL rimuovono il colesterolo in eccesso nel sangue e lo portano al fegato, che deciderà se metabolizzarlo o eliminarlo attraverso la bile. Il colesterolo prodotto dal fegato viene utilizzato per la produzione degli acidi biliari, che fanno parte della bile. Questo per rendere le sostanze contenute negli alimenti meglio assimilabili dall'intestino, per facilitare la digestione e l'assorbimento delle vitamine liposolubili e dei grassi.
5. A questo punto il ciclo ricomincia, perché la maggior parte del colesterolo prodotto dal fegato stesso ritorna nuovamente nell'intestino attraverso la bile. Questo viaggio del colesterolo si può ripetere più volte e viene detto ricircolo enteropatico. Riassumendo, il colesterolo introdotto con la dieta più il colesterolo prodotto dal fegato arrivano all'intestino. Una parte viene eliminata e una parte viene assorbita. Attraverso il flusso sanguigno verrà riportata al fegato, da dove verrà distribuita a tutto l'organismo. Dopo, il ciclo ricomincerà da capo. Se vi è piaciuto il video, vi chiedo gentilmente di lasciare un like e di iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati.